ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi spacchetteremo, come si chiama? Il meccanismo del laboratorio degli slime del signor S. Esatto, anche questo regalo ricevuto da Melissa al suo compleanno. Sì. Li stiamo aprendo praticamente uno per volta e lei sta facendo una fatica tremenda a lasciarli chiusi. Proprio perché così li apre in diretta e ci giochiamo facendovi anche vedere in diretta come sono questi giochi. Giusto, sì. Meli? Sì. Ok, allora. Quindi, dobbiamo aprirlo. Le forbici no, non ci piacciono. Ecco qua, l'abbiamo aperto. Aspetta, facciamo così però, mettiamolo giù. Forse così. Ecco qua. Ah, ecco, tira fuori una cosa per volta così capiamo che c'è. Allora, una pallina. Ecco, un'altra pallina. E vabbè, e questo abbiamo visto. Poi questi cosi. Coso, non si sa, ma credo siano uno dei quei. Sì, sono degli oggetti che stanno. Oh, guarda quante bustine! Le bustine per ecco. Fare gli slime! Oddio, è un momento emozione! Mi pare che ci sono tipo delle polverine che servono per fare e sono tantissime, sì. Proprio tante, vabbè, ok, le bustine faremo un sacco di slime, vabbè, che bello. I bicchieri, no vabbè, ma questi ce, scusa, ma questi ce li teniamo per, che carini. Aspetta, cioè tipo per un picnic qualcosa del genere a tema. Aspetta. Ma ci va il nome là? Sì! Questi sono per le feste! Ma no, forse non sono perché per le feste. Che nome li dai? Hai paura che me li vendo? Perché non sono delle feste, sono. Qua ci scrive il nome dello slime. Ah, il nome dello slime, però poi li devi pure chiudere. Ci saranno i tappetti. Non lo so. Poi se non ci stanno, le usiamo per le feste, mamma. Che ti devo dire? Che mi devi dire? Niente. Non ti devo dire niente. Carino, e qua ci andrebbe il nome dello slime. Ecco, dice lei. Ecco, infatti mi sa che queste servono proprio per il nome. Oh, guarda, ecco i bicchierini. Ah, vabbè, sì, allora sono per contenere gli le palline. Oddio, questo si è rotto. Guarda, vabbè, però è un. È per probabilmente. Aspetta, apriamolo però. No, lo apriamo dopo. Sì, vabbè, si è rotto, ma non succede niente. È una stecchetta di legno. La troviamo un'altra, dai. E poi questo. Questa è la base. E basta. Ah, sì, vabbè, aspetta, che ci sta. Base, no. Il questo qua la spiegazione, sì. leggila al contrario, un po' complicato, leggila tutti prego, che se... vabbè ecco, ok, bene. Allora istruzioni con una bustina, ci stanno i piselli qua. Guarda, ok. Puoi creare circa 45-50 grammi di slime con una bustina sola. Per aumentare il volume usa più bustine, dosando l'acqua nella giusta proporzione. E vabbè, questo ci dice, crea il tuo jelly slime, crea il tuo fluffy slime, crea lo slime che brilla al buio. E insomma, un sacco di cose. Quindi vabbè, faremo il primo slime in diretta? Sì. Per mescolare, aiutati con la spatolina che ci si è rotta. Versa qualche goccia di fragranza. C'è pure la fragranza. E questo. Sì, c'è la fragranza, c'è la fragranza. C'è la fragranza, c'è la sì, fragranza. Infatti guardate. Vabbè, noi l'abbiamo bucata. Va bene, questi sono. Questa è la fragranza, mi sa. I cappuccetti. Questa è la fragranza. Sì, c'è proprio scritto, questa è la fragranza. Ok, quindi queste sono le palline. Tiriamo fuori queste cose. Chissà qua. Di cosa odorerà. Anche la spatolina. C'era quella di riserva. Oh, ottimo. Ah, perché una è lui e una è Sofì. Ah, quella di Sofì ci si è rotta. Povera Sofì. Sofì, non guardare mai questo video. Va bene.
Sofì, non guardare mai questo video perché mi sa che piangerai. Per una volta è andata bene a lui. Oddio, guarda che carini questi. Sì, le palline rosa e celesti. Poi sì, ci sono queste che sono... sono le, le stelline. Sono le decorazioni per le slime. Poi ci sono anche gli zuccherini, guarda. Gli zuccherini, che non si mangiano, mi raccomando. No. Poi abbiamo questi, che sono altri brillantini. Oh, le perline e i piselli. E i pisellini, sì, quelli. Cioè, c'abbiamo il cibo. C'abbiamo il cibo. C'abbiamo cibo secondo... con trebbo. Allora, cerchiamo di capire cibo. Che cos'è questo, invece. Cibo. Questo credo che sia per girare. Mamma, dobbiamo vedere le informazioni. Perché va messo tutto dentro questo, praticamente. Cibo. Dentro a questo va messo tutto l'occorrente. Allora, dice uno, versa nello slime shaker, che sarebbe questo. Shaker. Quindi questo, ok. Versa nello slime shaker la bustina e aggiungi l'acqua. Mamma, però mi sa che qua c'è pure scritto qual è la consistenza, perché se no... Madonna, sono tantissime! Sì che sono tante. Come va messa? Ah, questo è il... è perché altrimenti finiscono questo subito. Quello che va sopra. Oh, è uscito un po' di polverina. Però non fa niente, non fa niente. Perché tanto... perché tanto è uscita poca polverina. Ok, ma dici tu che non fa niente. No, perché no, okay, perché ne è uscita, è il sopra. Ne è uscito un pochettino minuscolo. Come, come fa a essere un problema? No, certo, non è un problema, figuriamoci. Ecco, te l'avevo detto che questi sono per... sono per conservare lo slime. Poi gli puoi dare pure il nome. Eccolo qua, questo gira così. E questa è la pallina che va sotto, questo va qua dentro. Ecco qua, questa è la pallina che gira e che mischia. Io non so quanto mischierà, quanto durerà questa cosa. Speriamo non siano troppo duri. La bustina. Cosa devo fare? Allora, una bustina 25 ml di acqua. Mentre per due bustine, chiaramente 50 ml di acqua. Proviamo con una bustina. Sì. Allora, vado a prendere l'acqua. Però cosa ci devo fare? Aspetta un attimino. Vado Va a bene. Prendere 25 ml di acqua. Allora, dicevamo che adesso in questa metteremo i 25 ml di acqua. E poi qua dentro, tieni Mary. Grazie. Mettici lo slime. Appoggialo. Beh, appoggialo qua. Mettilo. No, ma forse è meglio non metterlo là ancora. Qua lo mettiamo tutto quando la pallina è tutta chiusa e completa. Oh. Un po'. Ecco. Oh, si è già colorato di rosso. Che ti sei messo paura? No, non è che mi sono messa paura. Vai, fallo uscire tutto, tutto, tutto bene, eh? Tutto bene. Tutto. Vai, vai, c'è ancora un po' di polverina e si pulisce addosso. E vabbè. Certo. Tanto non si vede nemmeno. Spacchiamo la busta. Ecco, vai, tutta, tutta, non ne spingiamo neanche un granello. Vai. Direi che... perfetto. Allora, quindi... ben fatto. Aspetta che ce n'è un'altra pochettina qua. Mamma, basta. Aspetta, aspetta, non la spegliamo. Qua, la si vediamo. È macchiata pure la spatolina. La spatolina. Allora... vabbè, non fa niente. Per mescolare lo slime, aiutati con la spatola mixer. Versa qualche... che goccia di fragranza questa qua sarebbe. Ragazzi, qualche goccia. Ragazzi, guardate, venite
Venite a cena da me, ho i pisellini e gli zuccherini per il dolce. Sì, vai, qualche goccia, 2-3 gocce, non di più. Attenzione, una, due. Ah, mi sono versato anche il tappino. Tienilo. Due, tre. E basta. Basta, altrimenti okay. Fa troppo odore e lo sentiamo pure a distanza di un miglio. Ok. Ecco qua, lo chiudiamo. Fa un buon odore. Quasi quasi lo uso come profumo. Vabbè. Per ottenere combinazioni aggiungi glitter. Ah, vuoi aggiungere glitter? Sì, sì. Devi fare piano piano, eh. Senza metterne troppi, eh. Lo so, però ce ne sono 2-3. Ecco, guarda, ne sono usciti un po'. Aspetta, okay. Un altro pochettino e poi basta. Altro pochettino, giustamente. Allora, versa lo slime la bustina aggiungendo l'acqua. Poi lo devi mixare con questo. Quindi prima della spatolina. Quella è la spatolina dopo, magari. Ti aiuto? Sì, perché è un po'... Aspetta un po'. Mettilo bene, però poi voglio girare io. Ecco qua, così chiuso. No, giro io. Gira, vai, gira. Hop. Ah, ce la fai? Vai, con un po' più di forza e di energia. Hop. Questo è il massimo possibile. Ah sì, me. È il massimo. Questo è il massimo possibile per me. Perché tu non ce l'hai tanto la forza. Mamma, adesso ti banno dal canale. Oh, davvero? Sì. Addirittura. Guarda che trema tutto qua. Ok. Gira. Isotta, vai che ce la fai. No? No. Strombetta, metti la marcia e vai. Pu. Allora, bisogna mescolare energicamente per 3-5 minuti e poi bisogna lasciarlo riposare. Allora, eccoli qua gli adesivi. Hai pure controllato. Oddio, altri adesivi per la porta. Ecco qua. Allora, altri adesivi per la porta. Gli adesivi sono molto carini, molto molto carini. Allora, questi sono. Mamma, inizia a diventare un po' durino. Ah, ottimo. Vai, gira. Questi sono. Intanto ho suonato il timer. Allora, me contro te. Bello questo adesivo di me contro te grande. Bello questo slime. Oh, che schifo. Bello queste budella. Allora, adesso dice che noi quello lo dobbiamo aprire e far riposare per 15-20 minuti. Ok, vediamo un po'. Vabbè, però c'è, somiglia un po' a uno slime, però deve riposarsi per 15-20 minuti. Va bene? Devo riuscire. Quindi, vuol dire che... Riprenderemo il tutto fra 15-20 minuti. Va bene? Riprenderemo le budelle. Ok, allora noi ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci qua, abbiamo aspettato i famosi 20 minuti e questo è il risultato. È uno slime super jelly. È jelly, molto jelly. Sì, è tipo uno squishy. È tipo squishy. Ok, quindi intanto pure i capelli di Melissa hanno subito una trasformazione. Cioè, sei più scapigliata che mai, va bene. Allora, quindi questo adesso, come da descrizione del prodotto... Che dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere sull'etichetta il tipo di slime e chi l'ha creato. Ok, quindi l'etichetta dove la mettiamo? Sul bicchierino. Intanto Melissa, nel frattempo che aspettava, ha messo a posto tutto. Ho messo tutte le bustine. Eccole qua, tutte le varie bustine. Poi dovremo mettere a posto anche queste. Magari da qualche altra parte, capiremo. Si è seccato.
Si è seccato. No, vabbè, ce lo attacchiamo uguale, dai. Con la colla? No, con la colla. Ma ti pare a te? Mo con la colla. Vabbè, sì, al limite con la colla. No, tranquilla, tranquilla. Adesso io lo faccio preciso, preciso. Preciso, preciso, perché ha capito che a me sennò dà fastidio. Eccolo, preciso, preciso. Ma tanto non si attacca. Va bene. Ecco qua. A posto. Oh, proprio preciso. Ok, va bene. Quindi noi vi possiamo salutare. Ciao a tutti ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri video se vi piaceranno. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Con un sacco di slime jelly. Con tanti slime jelly, poi li faremo vedere tutti. Ciao ciao. E pure glow in the dark. Va bene. Ciao ciao. E anche Fluffy. Fluffy. Ciao ciao. Ciao.